Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con i nostri gamberetti signori, episodio numero 55, siamo a metà dei 100, piano piano, andiamo. Signori, prima di partire col video, io vi ringrazio per like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto, vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate su Instagram come Maullo941. In cui tramite le storie o quello che mi va di pubblicare vi informo su quando escono i video e su quando siamo in live, sia su questa piattaforma che su quella Viola, anche se ultimamente un poco scarseggiano le live, però torneremo. E mi trovate anche su quella piattaforma Viola come Maullo941. Signori, oggi prima niente, oggi al solito ci andiamo a fare le nostre due belle partite, una in casa e una fuori casa, sono entrambe di campionato. Contro lo Swindon, che siamo fuori casa, penso che ce la giocheremo, sì. E invece l'altra, quella che è in casa, l'andremo a simulare. Detto questo, signori, mi sistemo la formazione, partiamo con il video e ci vediamo in campo. Ok, signori, siamo in campo contro lo Swindon Town. Avevo sbagliato a leggere, forse l'altra volta avevo detto Switch in Town o Ipswich Town. Non lo so. Comunque, lo Swindon, che scusa per il. Magari ci vai a levare sto pallone? No, mamma mia, subito così, partiamo con una stoppata di palle. Però va bene, subito così. Dai, fuori sta palla con questo calcio d'angolo. Cortesemente evitiamo di fargli fare quello che vogliono nella nostra area di rigore. Dai, Vasela, che sei sulla fascia che non ti appartiene. Vasela, fammi vedere che sai fa tutto. Vai Vasela, non ti tocca stare su quella fascia, ma va bene lo stesso. Vai Vasela, tiragliela. Niente, mi sono fatto esaltare un attimino, signori. Ho fatto la cacata terribile, mi sono fatto un attimo prendere dalla situation, dalla particular situation. Ho messo in campo Songo, signori. Sì, scoperto che abbiamo ancora Songo. No, stiamo facendo le cacate più terribili. Vasela è tornato in posizione. Oh, meno male. Songo riesce a stopparla, perfetto. Riusciamo a ripartire un attimo con calma. Vai Kanté. A chi cazzo non le passa? Scotto, il nostro ragioniere che non fa una cacata terribile. Va bene. Attenzione, allora, al limite dell'area si sono portati in vantaggio. Ma porca paletta ambriaca. Prestavano tanto. Noi gli facciamo fare quello che voglio. Purtroppo, non giocando più con i titolari, ho perso un attimo di sicurezza nella squadra. Ma la partita ancora è lunga. Ricordiamo che abbiamo anche penna bianca in panchina, signori. Penna bianca è tanta roba. Penna bianca è tanta roba. Cioè, ce la ribalta poi penna bianca nel secondo tempo. No, ancora loro dentro la nostra area di rigore. Mamma mia. Allora, signori, sveglia. Scusatemi. Guardalo. Vai Kanté. No, vabbè, signori. Ma sono tutti lenti. Ma perché sono così lenti oggi? Cioè, non corrono, non corrono. Stanno. No, dai, che rimpallo. Attenzione, noi siamo messi bene. Kanté. Bravo, Kanté, che vede Mel Gibson. Mel Gibson, Mel Gibson, Mel Gibson. Dai, che ce l'ha. Dai, Mel Gibson. Troviamo il gol del pareggio. Madonna mia, mamma mia. Scordinato come poche cose al mondo. Mamma mia. Mia nonna avrebbe tirato meglio. Attenzione, Kanté, nei minuti di recupero. Nei minuti di recupero. La possiamo pareggiare. Me la sento. Kanté. Si gira su se stesso. La pareggia Kanté, signori. Che prende il pallone e se ne va negli spogliatoi. Basta. Non vuole più giocare. Kanté se ne va. Recupero il pallone e se ne va negli spogliatoi. Palesemente oltre i tempi di recupero, ma Kanté la pareggia. Grande Kanté. Dai. L'ho detto e l'ho fatto. È uscito Lee Smith, che aveva preso un cartellino giallo prima della fine del primo tempo. È entrato Nonno Miura, signori. L'ho detto e l'ho fatto. Il nostro penna bianca ce la salva lui. Ce la salva lui sta partita, signori. Attenzione che lo zio è partito subito, ma in aria non c'è nessuno. In aria non c'è nessuno. Cercasi attaccanti. Cercasi attaccanti. Attenzione, il ragioniere se ne va. Il ragioniere se ne va. Attenzione, contropiede. Contropiede. Nonno Miura è rimasto dentro campo. Non si sa chi stia aspettando. Nonno Miura. Che però arriva come un treno. Nonno Miura. Ha provato a sfondargliela, ma non c'è riuscita. Attenzione ancora, Nonno Miura. Signore, io mi esalto. Quando gioca Nonno Miura, mi esalto. Non c'è niente da fare. Cioè, mamma mia. Guarda che sinistro. Sbam.
Mi esalto, con nonno Miura io mi esalto, c'è poco da fare. Chi viene a prenderla? Cantè per Piccolo Luna, Piccolo Luna. Che vede! No, che ha tirato? Base là. No. Attenzione, nonno Miura, nonno Miura. Entra in aria. Rigorissimo. Era rigorissimo, arbitro. Ma era rigore. Ma era rigore. Ma era rigorissimo. Mi ha sbilanciato quando stavo a tirare. Dai. Era rigore. Signori, siamo messi malissimo, completamente sbilanciati, come siamo tre, non ho più difensori. Spike fa la niente. Non ci posso, sono partiti in contropiede. Non avevamo un difensore che correva, non ce l'avevamo. Impressionante. Guarda, tutti che cinciscano, tutti che... No, non ci credo. Rimaniamo in meno. Un uomo in meno per il minore cambe. No, signora, a gennaio dobbiamo cercare dei panchinari. Allora, se devo portare avanti la serie così, devo trovare dei panchinari buoni. Perché, cioè, giocare con loro è terribile. Non posso permettermi di giocare con Osongo. No, ma... Non ci posso... No, vabbè, dov'è Spike? Spike, salvaci tu. Dai che la possiamo ancora riprendere. Mannaggia a voi. Vai zio che riprende. No, questo me lo butti fuori però. No, vabbè, dai. Ma dai. Allora, scusa, fermi tutti, signori, perché noi stiamo giocando con leggermente un difensore in meno. Piccolo problema tecnico-tattico. Allora, mettimi Davis lì. Mi fai uscire lui per... No, Davis lì manca. Mi devi far uscire Osongo per Clark. Per il nostro Clark Kent, l'unico che abbiamo. E stiamo a giocare con un difensore in meno, praticamente. Quindi non tornava la situazione. E a chi la diamo? Giocala lì. No, ma sei stupido. Dai Cantè. Grandissimo momento. Il nostro ragioniere. Vede nonno Miura. Che fa pugni col mondo. Nonno Miura la riprende. Nonno Miura. Penna bianca. Il nostro penna bianca. Mamma mia. Grandissima però la giocata di Scott. Grandissima la giocata del nostro ragioniere. E nonno Miura alla centra. Nonno Miura che trova gol numero all'84esimo. Quarto gol. Grande nonno. Dai. Arbitraggio scandaloso comunque, signori. Arbitraggio scandaloso. Non ci hanno dato un rigore. Ci hanno buttato fuori un uomo che... mi sembra un po' esagerata. Cantè. Perché Cantè su quella fascia? Attenzione, Scott per nonno Miura, riesce a fare un dribbling, nonno Miura, entra in aria, la piazza! No, Cantè per nonno Miura, che si gira su se stesso, Cantè, nonno Miura, Cantè, mi sono confuso che nomi, signori, era nonno Miura, attenzione a loro che partono in contropiede, stendilo zio, bravissimo così, sulle caviglie, sulle ginocchia, su tutto, 3 minuti di recupero, signori, non prendiamo gol adesso perché potrei sclerare, ma, oh, attenzione, possiamo partire in contropiede, guarda, no, ma sei tutto scemo, no, bellissimo! Non ci ho capito un cacchio, signori, ma il nostro ragioniere parte, si ferma. Attenzione, costruiamo l'azione. Nonno Miura, mamma che brutto pallone che ti hanno dato, nonno. Niente da fare. Avevamo la possibilità, mannaggia, di trovare il gol sul finale. E l'abbiamo giocata male, però. L'abbiamo giocata malissimo. Vabbè, un 2-2 contro l'arbitraggio, signori. Contro l'arbitraggio in 10 contro 11. Arbitraggio scandaloso. Titolo comunque equilibrata, 9 tiri a 8, equilibrata. Allora, abbiamo un giovane che vuole andare via, chi è? Pardi, il nostro Joshua, quello che praticamente col cappellino, ma te ne puoi andare. Apprezza il tuo impegno, dai. Allora, Pardi vuole andare via e ti incarto, Pardi mio, ti incarto e ti mando via direttamente io. Zio, sei un 50, hai un potenziale di 82, ciao. Facciamo un attimo di pulizia, signori. Allora, Rabané,
Sta Rabaneccia. Rabaneccia, scusatemi un attimo, ho sbagliato. Rabaneccia. Mezzon è un equilibrato 77-94. Va bene, lo lasciamo lì. Barrett, anche lui ferma in equilibrato. Questi off camera me li sistemo tutti. Harma 71-91. Yoshushenko 71-85. Si sta allenando come centrocampista centrale, signori, questo non salirà mai. 76-81, McNee, è stato un piacere anche conoscerti. Teniamo loro per ora, anche se Nordstrom e Barrett rischiano abbastanza. Va bene, allora, detto questo, andiamo alla prossima partita. Dai, ma tutte le partite una dopo l'altra, Joe, contro il Bristol Rover. Che 19esimo, sistemiamo velocemente la formazione. Allora, le Smith, Stockton, qui gioca Ladino, Sullivan torna McGree, Osongo fuori per Wilding, Mooney piccolo fuori per Cannon, Kanté fuori per Giardino, qua torna Stevens, qua torna Clark, qua torna Lavello. Non so perché li inverto. Vasella fuori per Melone e Spike fuori per piccolo Lori. Ok, signori. Formazione titolare che può. No, porca miseria, abbiamo sistema. C'è un giocatore di troppo. C'è un giocatore di troppo che è Davis. Davis si va a fare un giro e al suo posto mettiamo Groves. Aspettate, però, più che portarmi Nonno Miura, signore, mi porto. Nonno Miura è più forte di Scott. Porca miseria, mi porto alle Smith. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che coppia d'attacco che giochiamo quando siamo quando le giochiamo le partite. Simulazione veloce, signori. Vediamo che famo. Ci portiamo a casa i 3 punti, sarebbero preziosissimi. Pareggiamo. Vantaggio del giardino al ventesimo. Pareggiano loro con l'Alland finto, signori. Con l'Alland finto al 25esimo pareggiano. Mi sa che stiamo perdendo un po' di punticini in campionato. Così, a titolo così. È un sentore, è un sentore. Comunque, signori, squalifica scontata. Prossime partite saranno quelle di coppa. Abbiamo 2 partite di coppa, una dopo l'altra. Quindi proprio ci ammazzano come se non ci fosse un domani. Detto questo, signori, Songo ha lasciato la squadra. Oh, perché l'abbiamo venduto. Vediamo un attimino le mail. Reso conto squadra primavera. Songo ha lasciato la squadra. Tanti cari saluti. Squalifica scontata. Informazioni importanti sul mercato. Va bene, signori, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga. Ciao!